rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day. Siamo lieti di presentarvi il presepe vivente organizzato dalle classi terze della direzione didattica Carol Wojtyla. È stato per me una grande sorpresa vedere come le mie insegnanti siano riusciti a trasformare delle aule e un corridoio in un vero e proprio Bethlehem in miniatura. Spesso sono io che do le idee, ma questa volta le idee sono venute direttamente da loro e io ero molto perplessa e anche un po' preoccupata. Invece sono state veramente bravissime, coadiuvate dalle mamme che hanno messo su una vera squadra di trasformazione della scuola. Sono qui in una classe, ma vedete come di classe non c'è più assolutamente nulla. E vedremo nelle varie postazioni diverse scene della vita e della storia che accompagnano la nascita di Gesù, dall'annunciazione fino alla nascita vera e propria. È un lavoro molto bello che ha coinvolto tutti i bambini, un grande dispendio di energie e di tempo, ma con un risultato veramente bello. Si può forse pensare che questo possa distogliere dal normale apprendimento didattico, ma in realtà si parla molto di competenze che hanno a che fare con delle capacità che si spendono nella vita di tutti i giorni, e questo è quello che le insegnanti hanno realizzato, per cui i bimbi hanno imparato poesie, canti, si sono tuffati nella storia passata, non in una maniera tradizionale e forse anche noiosa, ma vivendolo in maniera proprio esperienziale. Quindi una grande esperienza didattica oltre che natalizia. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Glad tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year, a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Signore mei, stasera voglio contare una storia. La storia di Ridonico Paesetto chiamato Betlemme. Ridonico Paesetto fra tutte le città e giura, ma destinata a diventare grande come fu scritto da profeta. E tu Betlemme, terra di giura, un sì davvero capoluogo che ho nego di giura, tant'è vero che ne ti nascerà un capo e pascerà un mio popolo. Israele. Da di giorno ci fu la deliberazione di Cesare Augusto, che ordinò un censimento da tutta terra. Tutti avevano a chiedere a fare se registrare nella sua città. Partì un macaro povero falegname in nome Giuseppe, che sua sposa Maria. Idde era incinta e va a partorire. Buona visione a tutti. L'angelo Gabriele annuncia la Madonna a Maria, che sta per diventare la mamma di Gesù, una persona speciale che praticamente poi proseguirà nelle altre postazioni in cui si vedrà praticamente il matrimonio di Maria con Giuseppe e via dicendo. E qua praticamente ci saranno due bambini che faranno l'introduzione di questa annunciazione, fino ad arrivare proprio Maria e Giuseppe che parleranno. Poi ci sono dei vari mestieri e poi abbiamo, per conclusione, abbiamo una poesia del Natale di Madre Teresa di Calcutta, in cui veramente ci spiega che cosa voglia dire veramente il Natale, che non è praticamente una festa consumistica, ma bensì una festa di pensare alle persone che hanno veramente bisogno e che soffrono. Adeste fideles, laeti triumphantes, venite, venite in Bethlehem. Natum videlis,
Regem Angelorum, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus. Narreremo la storia che inizio più di 2000 anni fa in una piccola città in Palestina chiamata Nazareth. Lì viveva una fanciulla speciale che confidava nell'infinita bontà del Dio, che tutto ha disegnato, il suo nome era Maria. Un giorno ricevette una visita inaspettata. Dio le mandò l'arcangelo Gabriele. Egli è entrato da lei, la salutò. Ella rimase turbata perché non comprendeva il senso di tale saluto. L'angelo allora le disse di non temere perché aveva trovato grazia da Dio. Ella avrebbe concepito un figlio e l'avrebbe chiamato Gesù. Il più grande miracolo stava per compiere. I'm dreaming of a white Christmas. Questo quadro rappresenta il matrimonio di Maria e Giuseppe. È un momento molto saliente della vita dei due santi. Questo è uno dei sei quadri che rappresentano il nostro presepe della direzione didattica di Belmonte Mezzagno. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Guardate, gli sposi si stanno preparando per le loro nozze. Qui davanti a me sono venuti Maria e Giuseppe in matrimonio. La benedizione di Dio Padre scende su di voi. Il governo è sulle mie spalle. San Giuseppe e nati fu Gesù e Maria stetti. E formarono la sacra famiglia, capirono anche il timore e consiglia. Guardate, ecco il corteo che accompagna Maria e Giuseppe alla loro nuova casa. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero anno e felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Siamo nel quadro del censimento, cioè nel presepe vivente, quando Maria e Giuseppe da Nazareth vanno a Betlemme per registrarsi. Giuseppe pensava di sposare Maria, però ha avuto molti pensieri e un angelo gli ha inviato un messaggio che non deve temere di prendere con sé Maria perché quel che era generato in lei veniva dallo Spirito Santo. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero anno e felicità. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Giochiamo un po', sì. Lia, lia, le, tu,
hai avuto a me maciuzza malatenta e ci hai urato zucchero e cannetta. Zucchero e cannetta sbriziati, ronni, ronni, mio bambino, nome per tu c'è un gattino. E ti mano sopra l'altare, l'ostia mucche lucalisce in mano, l'ostia mucche lucalisce in mano. Popolo della Galilea, popolo di Nazareth, cittadini di Roma, udite e prestate l'orecchio alla voce che vi parla. È la parola e la legge di Roma imperiale che parla. L'imperatore di Roma e di tutta la terra ordina il censimento di tutti gli uomini e delle loro famiglie in tutto il territorio dell'impero. Ogni uomo libero, ogni capofamiglia, ogni lavoratore, ogni artigiano, fabbro e contadino avrà l'obbligo di recarsi con la sua famiglia nella sua città di origine per registrare il suo nome e la sua casa. L'ordine è di Cesare Augusto, re ed imperatore di Roma e di tutta la terra conosciuta, ed è valido da oggi. Ehi, voi due, da dove venite e come vi chiamate? Io mi chiamo Giuseppe e con me c'è mia moglie Maria e apparteniamo alla casa e alla famiglia di Davide. Sì, va bene. Voi registrate i vostri nomi, riferite tutto al cancelliere e andate via! Avanti, avanti un altro! Come vi chiamate? Maria. Giuseppe. Andate via! Via! In questo quadro viene rappresentato il lungo cammino fatto da Maria e Giuseppe in cerca di una locanda dove poter dormire e riposare in attesa della nascita di Gesù bambino. Fanno il giro di diverse osterie e in tutte non trovano posto, non c'è una camera, visto che è una notte di prodigio. Alla fine vanno via in cerca di una stalla dove poter riposare. L'albergo è tutto pieno di cavaliere e dame, non è una miscela dell'alta, basta gente. Glorious now, behold him. Signori, ho sentito che cercate un posto per dormire, ma in questa notte di prodigio è tutto pieno. Andate un po' più avanti, di sicuro troverete una stalla dove poter riposare.
Siamo nella reggia di Erode il Grande. I personaggi sono Salomè la sorella, Marianne la moglie. Erode, sappiamo tutti cosa ha fatto Erode il Grande, però noi abbiamo voluto presentare alla fine un Erode che si inchina a Gesù bambino. Abbiamo ripreso le scene dalle notizie bibliche, quindi ci siamo un poco documentati anche con i bambini e poi abbiamo realizzato questa piccola scenetta. I bambini sono entrati nel ruolo in maniera perfetta, direi, e comunque siamo parte di quel presepe insomma, che andiamo a completare con tutte le parti che ognuno di noi ha dato. Maestà, alcuni re sono giunti dall'Oriente, sono in città e chiedono dove è nato il re dei Giudei. Dicono che li ha guidati una stella e vogliono adorare i bambini. Che dite? Che avete oggi voi in Salomè? Io sono il re dei Giudei, basta! Maestà, calmatevi, credo che dicano la verità. Ma per essere certi consultate gli esperti. Solo così saprete qual è la cosa migliore da fare. Eh sì, ha fatto venire Filippo l'astronomo e il sommo sacerdote Alessandro. Attolò, chi siete? Siamo Filippo l'astronomo e il sommo sacerdote Alessandro. Il re vi attende. Via tutti! Sommo sacerdote Alessandro, dove nascerà il Messia? A Betlemme di Giudea, il profeta dice. E tu, Betlemme di Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda. Da te uscirà infatti un capo che pascerà il mio popolo Israele. E tu, Filippo, che mi sei di una stella? Maestà, questa stella sorge per eventi straordinari, attraverso i cieli luminosi e splendenti. Bene, vi congedo. Shalom. Io chiamo i magi in segreto, nessuno deve sapere che l'invito è a corte. Negama! Scendi giù in città e cerca i magi. Di loro che l'invito a corte, mi raccomando, nessuno deve sapere che l'invito. Certo, questo. Benvenuti, accomodatevi. Ditemi da quanto tempo è apparsa la stella? Da 10 giorni, ma non sappiamo esattamente dove sia il bambino. Andate, informatevi accuratamente del bambino. Quando l'avrete trovato, fatemelo sapere. Anche io voglio adorarlo. Sicuramente. Venite magi, credo di sapere con esattezza dov'è il bambino. Sento il coro degli angeli e vedo le loro ali da lontananza. Shh, non facciamoglielo sentire a Erode. Non mi piace questo re. Con la mamma, un bambino e la famiglia che è stupendo.
Il cielo canta per lui, la terra canta per lui. Nel mondo tutti cantano. Angeli sopra le campagne, l'inno del cielo cantano. Gli fanno echi le montagne, dai fiumi e laghi arrivano. L'importante è muoversi, per Gesù vale la pena lasciare tutto, ve lo assicuriamo, mettiamoci in cammino senza paura, il Natale di quest'anno ci farà trovare Gesù e con lui il sapore delle cose semplici. La pace, la gioia del dialogo, la capacità di perdonare, il piacere della collaborazione, aiutare gli altri, la gioia di stare insieme. Questa è l'ultima postazione del presepe vivente e vede quindi la nascita di Gesù bambino. Abbiamo qui la grotta con Giuseppe, Maria e un bambinello molto speciale. Attorno abbiamo invece un piccolo coro formato da bambini sia della scuola dell'infanzia di 3 anni e poi dalla scuola primaria classi terze, e vedremo così l'annunciazione proprio della nascita di Gesù bambino. Mancano pane e fuoco.
E siamo giunti alla fine del percorso di questo splendido presepe vivente realizzato dalle classi terze della direzione didattica Carol Wojtyla. Avete avuto modo di vedere come ogni aula sia stata trasformata in uno spazio speciale che ci riporta indietro nel tempo, in una Betlemme molto particolare perché animata dai nostri piccoli alunni. Un grazie immenso va alle insegnanti che mi hanno sorpreso con la proposta e ancora di più con la realizzazione. Mai avrei potuto immaginare che quello che ho visitato era il corridoio e le aule della mia scuola. Un grazie altrettanto speciale alle mamme che si sono trasformate in una vera e propria fabbrica di artigiani perché hanno completamente trasformato con la loro fantasia il tempo e la fatica che ci hanno donato queste aule. E poi un grazie speciale anche ai collaboratori scolastici che si sono prestati con grande passione e impegno nel vigilare, nell'accompagnare i bambini e che si impegneranno poi nello smontare, ai noi, questo bellissimo presepe. Un altro grazie non posso non farlo al signor Montagna che sempre ci dedica con passione ed entusiasmo del tempo per documentare le cose belle che la nostra scuola fa. Grazie. Non lo so.